Namaste, io sono Ace the Brave e benvenuti a SimCity Città del Futuro. Sono molto emozionato dicendo questa cosa e oggi iniziamo una nuova serie. Non so esattamente cosa fare, ho deciso di installare il gioco dopo praticamente 4-5 anni che non lo gioco, da quando è uscito. Ho fatto una serie che è stata molto popolare, ho iniziato una seconda serie in Città del Futuro e poi è successo il patatrac col vecchio canale, con tutti i casini che Google stesso mi ha creato, ma ora sono tornato, ho continuato a fare video, abbiamo oltre 150 let's play sul canale, il canale ha continuato a essere vivo e oggi voglio ricominciare con SimCity Città del Futuro. Effettivamente ho reinstallato il gioco, l'ho avviato ed eccomi qua. Salve sindaco Ace the Brave, benvenuto. Mi dà l'opzione di iniziare la città. Io effettivamente cosa ho cambiato? Ho semplicemente messo tutto più in alto possibile. Intanto sta succedendo un po' di tutto, il mio telefono mi sta dando notifiche su notifiche, come se qualcuno avesse capito che sto registrando il gioco più popolare mai stato sul canale. Vediamo di fare per iniziare, vediamo che cosa succede. Andremo a Summer Shoals, è tantissimo tempo, mi sembra quasi un gioco nuovo. E vorrei cercare di dedicarmi a una serie in cui faremo tutto quello che c'è in Città del Futuro, vedremo cosa è cambiato anche dopo l'uscita di City Skyline, che ha rivoluzionato quello che è il city building qui, e vedremo insomma quante sono le lacune di questa città. Vorrei saltare questa parte però di Summer Shoals, quindi farò questo tutorial e poi ci ritroveremo quando inizieremo con la nuova regione. Ed eccoci ritornati al menu principale. Dopo aver fatto un piccolo ripasso di cosa effettivamente succede nel gioco e dove sono i vari comandi, premiamo gioca. Oh, bene bene bene, allora creiamo una partita, cerchiamo una regione bella grande e se non sbaglio questa l'abbiamo già utilizzata una volta. Serenity, Viridian Woods, vediamo se ce n'è qualcuna di molto molto interessante per poter fare la nostra bella situazione. Discovery Delta, molto interessante. Vorrei avere una bella regione. Granite Lake potrebbe essere il lago di granito. Ci sono due opere cittadine, ci sono 10 città a disposizione. Direi che fa proprio il caso nostro. Può darsi anche che l'abbia già utilizzata questa mappa, ma chi se ne frega, ormai è una nuova partita. Questo meraviglioso lago offre la possibilità di sviluppare due diversi gruppi di città, la parte montuosa nella regione regala suggestivi panorami del lago sottostante una discreta varietà di risorse naturali. L'area ai piedi di Granite Lake è l'ideale per espandere importanti città turistiche. Quindi abbiamo due zone, vediamo di fare il successivo. Battezzeremo questa regione. Questa regione la chiameremo, dopo anni e anni e anni, Namastepoli. Ma non è un Namastepoli normale. Vediamo. New Namastepoli? Nah. La no, non ci sta. Future Namastepoli. È la Namastepoli del futuro. E giocheremo questa partita senza nessun problema e senza nessuna limitazione. Vediamo un po' che cosa c'è. C'è una grande opera che sta qua e una grande opera che sta qua. Io direi che potremmo cominciare con una regione. Vedo che ci sono 4, 5 da questa parte e 5 da quest'altra, quindi è indifferente da quale inizieremo. Vorrei iniziare tanto con una città abbastanza semplice. Iniziamo con questa, che ha del petrolio, ha un po' d'acqua e un po' di vento, non ha di altre risorse, quindi reclamiamo la nostra prima città e vediamo di fare il nostro giretto dentro Future Namastepoli. Questo primo episodio vuole essere corto corto e ve lo pubblico perché voglio vedere cosa ne pensate, quanto partecipate e soprattutto tutte le idee che potete avere qua sopra, perché voglio cercare di mettere tutto quello che abbiamo di possibile. Abbiamo il set buoni e cattivi, che appunto fa parte del menu polizia, ma anche il casino romano. Abbiamo un sacco di contenuto disponibile, in realtà alcune cose non... No, sì, ce l'abbiamo perché abbiamo la modalità Digital Deluxe, adesso cominceranno ad arrivare il set di città inglese, insomma abbiamo parecchia roba installata, set di città tedesche, abbiamo anche set dirigibili ovviamente.
Abbiamo anche il discorso della Nissan Leaf, che ovviamente è una pubblicità. Abbiamo il set dei divertimenti con il lama e le trappole turistiche, il set di parco divertimenti, il set di sostegno per la cosa formale, il set dei luoghi di culto, bello anche quello, la Croce Rossa. Madonna, io veramente ho tutta sta roba, sì, perché ho il season pass di qualunque cosa successa, le assicurazioni progressive, e abbiamo finalmente benvenuto a Città del Futuro. Ci sono svariati modi per rendere futuristiche le tue città, accompagnaci in questo breve tour e scopriremo le opzioni disponibili. Io dico no grazie, semplicemente perché me lo voglio godere, e congratulazioni per aver iniziato a creare la tua città. Di tanto in tanto ti saranno proposti alcuni brevi tutorial facoltativi. Fa molto piacere questa cosa, non voglio, diciamo, per continuare basta. So che qua ci abbiamo appunto traccia la tua strada, abbiamo i vari obiettivi. Non voglio disegnare più di tanto, voglio pensare e voglio ritornare ad ambientarmi a quello che è successo e a quello che abbiamo avuto finora. Cosa voglio fare in questa serie? Voglio creare delle città, e fin qua non ci piove. Vorrei cercare di dedicare un'area, un edificio, un quartiere a ciascuno dei let's play che ho fatto, gli oltre 150 let's play, e ce ne sono tanti. Quindi quello che vi chiedo a voi è due cose: vorrei che commentaste tanto della vostra esperienza, di quanto bello è stato questo gioco. Molti di voi mi hanno conosciuto grazie a questo gioco, e quindi vorrei sapere la vostra, vorrei cercare di capire perché questo gioco vi piace così tanto e perché appunto avete conosciuto il mio canale. Questa è la prima grande richiesta che vi faccio appunto nei commenti, mi piacerebbe ascoltarvi, e come faccio sempre. E l'altra cosa è tutte le vostre idee, cosa volete mettere dentro questa città, e il tema appunto sono i miei let's play, quindi un'area, un edificio o qualsiasi cosa possa essere ispirata a uno dei let's play. Se non sapete quali sono i miei let's play, andate sul canale, sotto playlist trovate tutti e 150 let's play, e oltre in realtà ce ne sono 150 e ce ne saranno tanti altri che arriveranno, quindi fatevi il giretto lì. Allora, intanto possiamo studiare qualcosina, pianificare qualcosa in questa città. Tra l'altro sto vedendo effettivamente che non posso zoomare tantissimo indietro perché alcune limitazioni ci sono, e io sono abituato appunto a giocare a City Skyline ultimamente, quindi potrebbe essere anche un modo per ricominciare su SimCity, creare qualcosa su SimCity e poi ritornare su City Skyline e vedere quanto più in là possiamo progredire un passettino alla volta. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo l'accesso autostradale da questa parte, abbiamo il mare da questa parte, mi piace molto, e abbiamo la ferrovia da questa parte qua, quindi molto interessante. Abbiamo una zona sopraelevata centrale con l'entrata da questa parte e un'uscita di qua, quindi in sostanza possiamo svilupparci centralmente con una specie di città a serpentone, diciamo, perché effettivamente questa zona ha la possibilità di abbiamo la possibilità di salire e scendere da qua, e la possibilità di salire da qua e basta, quindi molto particolare. Verranno delle cose molto interessanti. Specializzazioni non ne abbiamo, ma come potete vedere ce ne sono diverse: estrazione, trivellazione, il commercio, l'elettronica, la cultura, il gioco d'azzardo e le tre di per quanto riguarda Città del Futuro, che sono appunto le mega torri, l'accademia oppure l'Omega Co, e quindi tante cose che possiamo guardare di volta in volta. Mi piacerebbe di dare specializzazioni a queste città e cercare di farle sempre più particolareggiate. Nella visione appunto generale qua è molto interessante perché abbiamo Skyridge Pass, che ha una zona molto sopraelevata. Qua potrebbe starci tranquillamente una bella torre che guarda tutta quanta la vallata. Di qua abbiamo una grande opera che può essere una delle quattro grandi opere, ed è in una zona molto molto appartata. Noi abbiamo già fatto l'archeologia in passato, però ce ne sono tante: c'è l'aeroporto internazionale, il mitico, la stazione fotovoltaica, così come il centro spaziale, e poi appunto vediamo un attimo, qua c'è Boone, che già conosciamo perché l'abbiamo già vista, mi sa proprio che è una città, forse addirittura questa è la regione che avevamo già iniziato in precedenza, però mi ricordo molto poco sinceramente. Questa è una zona appunto molto interessante di Crockett Bend, forse adesso non mi ricordo male, ma qua avevamo fatto una specie di salita
che girava. Sinceramente, non ho voluto guardarmi io la serie di SimCity per non essere influenzato e rifare le stesse cose che avevo già fatto in passato, ma appunto sembra una zona molto bella e forse addirittura sì, adesso mi ricordo, è la stessa regione perché mi ricordo di aver costruito una torre proprio qua. La famosa serie che poi non ho più finito effettivamente perché mi è stato chiuso il canale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi molto interessante poter ricominciare proprio dalla stessa regione, quindi vediamo pure che cosa riusciamo a combinare. Non voglio fare il video tanto più lungo di così, in realtà non voglio costruire neanche più di tanto perché mi spaventa ancora abbastanza, ma vorrei cercare di capire insieme a voi fino a che punto riusciamo ad arrivare. Abbiamo anche la bassa e alta la strada, ovviamente, perché abbiamo la possibilità di fare strade sopraelevate e sotterranee, come potete vedere, che giustamente, grazie a Città del Futuro, c'è permesso. Non c'è permesso così tanta libertà come Cities Skylines, però potrebbe essere una sfida per poter giocare tutti insieme in questo gioco. Intanto partiamo da qualcosa di molto molto semplice, con una strada a bassa densità. Io lo farei anche curva, vediamo se mi ricordo effettivamente come viene sistemata la zona. Abbiamo costruito la nostra prima strada, ma mi tocca già distruggerla perché non voglio esattamente questo, se mi ricordo anche come si fa. Direi che possiamo iniziare con so che molti di voi vorrebbero vedere una rotonda perché è una cosa che vi aspettate in molti, però io intanto vorrei fare una cosa abbastanza semplice semplice e poi cominceremo a complicare le cose man mano che andremo avanti. Iniziamo con una bella stradina qua. Sì, facciamo una strada qua così. Mi piacerebbe fare delle cose molto molto semplici, ma soprattutto molto studiate, ragionate, non buttate lì a caso. Mi piacerebbe capire, imparare questo gioco, capire come funzionano le strade, come vengono costruite, eccetera, eccetera. Quindi cercare di fare il più possibile per, ad esempio, qua ci sta benissimo questa strada qua, ma vorrei metterla un pochino più verso una curva. Magari la portiamo fino a qua e poi se qua cominciamo a fare la curva. No, questa è storta. Io vorrei fare una curva che va da qua. Verso di qua. Ok, qua già comincia a essere qualcosa di interessante. Qua c'è una pendenza un po' così, ma studierò di volta in volta cosa fare. Veramente c'è tanto 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 da imparare. Voi cosa vorreste vedere in questa città? Fatemelo sapere e bentornati, bentornati. Dopo anni e anni siamo ritornati su SimCity. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Io per ora vi saluto, ma voglio pubblicare questo video per capire cosa ne pensate. Non vedete l'ora? Non vedo l'ora neanche io di pubblicare qualcosa di nuovo. E quindi continueremo ad andare avanti a creare video insieme. Io sono Ace the Brave, grazie, grazie ancora della visione. E ancora una volta, Namaste and be brave!